Eh sì, diciamo che ovviamente la stagione turistica invernale secondo noi è praticamente chiusa con l'ultimo decreto perché è impensabile che al 5 di marzo si pensi a una riapertura. Non è che tecnicamente non sia possibile perché è possibile in realtà farlo, ma di fatto gran parte, anzi la quasi totalità della stagione è andata persa. Quindi una possibile riapertura potrebbe esserci soltanto per così qualche effetto psicologico, ma consideriamo che l'ultimo decreto che evita lo spostamento e proroga ancora il non spostamento tra le regioni, secondo noi è, diciamo, la mazzata finale al turismo invernale, perché ovviamente molte regioni vivono anche di un turismo che non è soltanto interno, ma che appunto proviene dalle regioni limitrofe. Quindi questo significa mettere in difficoltà non solo gli impianti a fune, ma ovviamente anche tutto il mondo alberghiero circostante. Ecco, il Veneto è la regione più turistica d'Italia, si può dire. Da questo punto di vista, quanto perde con quanto è successo con la pandemia? Ma guardi, noi a seconda del, diciamo, del tematismo abbiamo percentuali diversificate. La media comunque parla di un 65% di perdite circa regionali. È ovvio che in alcuni settori abbiamo perso di più, in altri meno. Ovviamente chi ha pagato lo scotto maggiore sono le città d'arte, non soltanto Venezia e Verona, ma anche tutte le altre. Questo ovviamente è dettato dal fatto che gli aeroporti internazionali sono chiusi, gran parte di quel turismo era un turismo che proveniva addirittura extra Unione Europea e quindi di fatto è mancato totalmente. Così come è in difficoltà il comparto termale, i due o tre settori che hanno tenuto meglio, diciamo, la crisi, ma che comunque hanno perso vistosamente, sono il mare, grazie al fatto che a luglio e agosto erano riusciti a recuperare qualcosa, la montagna, che aveva lavorato molto bene nell'estate 2020 e si sperava di continuare nell'inverno, in realtà questo non è accaduto, però diciamo che perde mezza annualità perché l'altra invece l'ha recuperata e anche bene, e l'altro settore che ha perso meno, diciamo, della media è il Lago di Garda, perché anche loro durante l'estate sono riusciti a recuperare molto di ciò che era stato perso nella primavera 2020. Ovvio che adesso tutti auspichiamo che questa primavera e questa estate sia un'estate di ripartenza, ma ovviamente questo può avvenire solo se alla base ci sarà un piano vaccinale forte e coerente e veloce che ci permetterà di mettere in sicurezza il territorio.